Roberto Castelli, dalla sua esperienza le chiedo, questo governo secondo lei avrà ancora vita lunga? Ma credo di no, però ho scritto proprio oggi un articolo per un quotidiano che mi è stato chiesto. Io sono convinto che oggi i governi italiani incidono pochissimo, perché ormai siamo un paese a sovranità limitata. Non controlliamo il territorio, chiunque può entrare e uscire senza problemi, non controlliamo l'economia, non controlliamo la moneta, per cui tutte queste decisioni vengono prese fuori dal paese. E questo è il gravissimo problema che attraversa l'Italia. O noi ne prendiamo coscienza, ma non dico noi in quanto Lega, che è l'unica che dice queste cose, ma gli altri cittadini prendono coscienza di questo fatto, o altrimenti il declino sarà inarrestabile. E lo dimostra il fatto che in questi ultimi 11 anni si sono alternati governi di ogni colore e di ogni orientamento, ma il declino è costante e inesorabile perché, ripeto, non si incide sulle questioni vere. Quindi che cada o non cada non cambierà nulla, almeno per noi padani. La pressione fiscale però aumenta, anche in Lombardia si comincia a soffrire la crisi economica e l'Europa appunto bacchetta continuamente il nostro paese. Ma guardi, la crisi, prima che fiscale, magari fosse fiscale soltanto, vorrebbe dire che abbiamo guadagnato qualcosa. Ma ormai, le aziende padane non guadagnano più, chiudono, i lavoratori restano senza posto di lavoro e quindi senza stipendio e chi non chiude va all'estero. È un panorama desolante a cui io sono convinto se non si fa fronte, ma rapidissimamente, ma con azioni estremamente concrete e anche molto pesanti, dobbiamo cominciare a discutere sulla questione dell'euro, sulla questione di battere moneta, su quale politica può tornare economica, può tornare a fare il paese. Se non affrontiamo questi che sono i veri nodi, io vedo veramente un panorama molto oscuro davanti a noi. Dobbiamo uscire dall'euro? Non necessariamente, però è sicuro che in questa situazione, con questo euro, con questa Europa, noi siamo morti. Almeno questa è la mia opinione, che però è suffragata da tutti i dati macroeconomici, che sono 10 anni che continuano a peggiorare. Quindi è sicuro che questa situazione ci porta alla morte. Credo che il popolo padano dovrebbe prendere coscienza di ciò.